viaggio da Danilo Sorrentino che vi racconterà Paganese Lecce, la gara valida per la giornata numero 18 del campionato di Serie C, Girone C. Le due squadre stanno tanto Armellino, punta l'avversario, potrebbe andare al traversone verso Torromino, rincorre il pallone, si muove Mancosu, subito la conclusione dopo 28 secondi. Pascone all'indietro per il terzino, poi Talamo in profondità, c'è Cesaretti libero sul secondo palo, Talamo l'ha visto, lo serve, Cesaretti porta vuota, l'1-0 della Paganese al sesto minuto, porta la firma di Cristian Cesaretti. Una grandissima azione da parte della Paganese con questo pallone in profondità per Talamo, servito da Piccone, e il cross sul secondo palo. Presunto tocco col braccio da parte di Armellino, che aveva sì il braccio largo, forse per l'arbitro era petto. Qui pallone allontanato, ma Cosu si fionda, Sierra Ciancio ancora dal limite, col destro. Si è smarcato di Piazza. Serve Zone, va al limite dell'area di rigore, poi va Torromino coi pugni Gomis. Tiene in vita la Paganese al 19° minuto. Lendo dall'altro posto Torromino, che è in posizione regolare. Si è risistemata la difesa della Paganese, poi Lepore sul fondo, cross al rimorchio, a vuoto. Mancosu chiede palla a Lepore, la prende Torromino, si muove anche Lepore. Lepore manda a vuoto l'avversario, poi il sinistro a giro da parte di Franco Lepore, che è uscito d'un solo a difendersi da questo calcio d'angolo. Pallone sul primo palo, Gomis che stava Torromino e poi nient'altro. Qui intanto il pallone recuperato da Maiorano per Talamo, è tutto regolare secondo il primo assistente. Talamo che si divora l'occasione per il 2-0 dopo 30 secondi, proteste vibranti da parte di quelli del Lecce. Pronto il calcio di punizione, stavolta va Lepore, pallone toccato da Di Piazza prima e poi c'è stato un altro. Torromino anticipato da Acampora, che sta facendo una grandissima partita, è fortunata poi anche la Paganese nel disimpegno con Talamo, sta arrivando Piccone dalla distanza, ha tentato anche il Arrigoni sul primo palo, tutto solo, e c'è l'1-1 del Lecce, ha pareggiato il Lecce, ha pareggiato la formazione salentina con Marco Armellino, il numero 29, tutto solo, fa esplodere il settore dei tifosi giallorossi al quarto d'ora, solissimo Armellino. Prova il lancio su Ngamba, limite dell'area di rigore, Ngamba supera anche l'altro avversario, poi c'è dentro il pallone per Cesaretti, grande parata di Perucchini che salva il risultato. Poi si ferma, apre a destra verso Ngamba, sta salendo anche Scarpa in sovrapposizione, Ngamba non lo ha visto, Ngamba va al tiro, si lamenta anche Scarpa, Ngamba avrebbe potuto, non è riuscito a tenerlo in campo. Mi sbaglia, attenzione a Drudic, ha provato Talamo dal limite. Lepore e Ciancio sulle corsie laterali, qui Arrigoni, buona la giocata, l'apertura ancora per Ciancio, il cross, il controllo da parte di Zonev. Poi cambia lato a cercare Scarpa, prova ad andare sul fondo Scarpa, mette il cross, Talamo in area di rigore, tutto regolare per l'arbitro. Arrigoni in area di rigore, la sponda di Caturano che non riesce, Costa Ferreira, non è finita, ancora Costa Ferreira, il traversone sul secondo palo, il palo a salvare la Paganese, botta sicura da Di Piazza e il triplice fischio dell'arbitro che sancisce la fine di questa partita incredibile, occasionissima per il Lecce all'ultimo istante. Vanno tutti ad abbracciare Gomis, forse è stato lui insieme al palo a salvare la Paganese.